Cari amici di Italia News, bentornati sul canale Sovranista. Salutiamo l'ospite di stasera, l'avvocato Giuseppe Palma. Ciao Giuseppe. Ciao, un caro saluto a tutti voi. Allora, cominciamo parlando del Global Compact. Ecco, questo è un tuo tweet del 18 dicembre. Comunque, il Global Compact on Refugees non è il Global Compact for Migration. Sono due cose diverse. Ciò che deve essere fermato e il secondo, quindi for migration. Grimaldello per l'invasione migratoria funzionale alla sopravvivenza dell'euro, cioè contrazione dei salari e dei diritti. Infatti nei commenti mi avevano scritto comunque come era possibile che prima il Parlamento italiano non lo firma e poi adesso si scopre che in Parlamento lo firma, perché sono due diversi Global Compact. Dico bene? Sì, sono diversi, uno è per i rifugiati e l'altro per i migranti. Quello per i rifugiati riguarda, tanto per capirci, coloro che fanno domanda ad esempio di asilo politico. Per cui se nelle regioni da cui provengono non sono rispettati i diritti umani, i diritti fondamentali, allora ti fanno la richiesta da rifugiato e a quel punto una situazione diversa. Nel senso che non si tratta di quel flusso migratorio che invece abbiamo assistito negli ultimi anni. Quello è il Global Compact per migranti, il quale è molto pericoloso. Quello è il vero grimaldello del capitale internazionale per affossare definitivamente i diritti fondamentali sanciti nelle Costituzioni nazionali. Quello per migranti e non quello per rifugiati, quello per migranti. Noi sappiamo benissimo che in Europa, o meglio in Eurozona, perché la moneta unica, l'euro, sopravviva, ha bisogno fondamentalmente di due aspetti: la riduzione dei salari e la contrazione, la forte contrazione delle garanzie contrattuali e di legge in favore del lavoro. Quindi serve creare quelle condizioni di lotta tra poveri in modo tale da mettere in concorrenza manovalanza a basso costo, in tal modo si abbassano i salari, si abbassano le pretese dei lavoratori autoctoni, così come oggi il mainstream ci definisce, quindi abbassando le pretese dei lavoratori italiani, francesi, tedeschi, quello che è, insomma, europei, e livellando il livello di salari, quindi portandolo ad un livello più basso. E seconda cosa, la distruzione, lo smantellamento dei diritti fondamentali, per cui se un italiano lavora 8 ore al giorno a 9 euro l'ora, quando ti arriva un'ondata migratoria affamata, che il lavoro, parliamo comunque in questo momento ancora di bassa manovalanza, poi più là si arriverà anche ad altri mestieri più Ma sofisticati, giustamente, con maggiore specializzazione. Se ti arriva un'ondata migratoria, l'italiano, come posso dire, l'immigrato accetterà di fare quel lavoro che l'italiano fa a 9 euro, accetterà di farlo a 5 euro, quindi si abbasseranno i salari e l'italiano che lavora 8 sarà costretto a lavorare 10 per competere con l'immigrato. Questa è la realtà. Poi possono dire fascista, razzista, tutto quello che vuoi. Questa è la verità. per quanto riguarda, ad esempio, questo argomento, ricordo una frase di Diego Fusaro che diceva che lo scopo della migrazione di massa non è quello di integrare i migranti, ma di disintegrare i cittadini. Sì, è vero, è vero. L'integrazione di cui parla il mainstream è strettamente funzionale alla sopravvivenza della moneta unica. Se la moneta unica fosse supportata da una banca centrale prestatrice illimitata di ultima istanza e se vi fossero delle leggi nazionali che stabiliscono la paga oraria a 10 euro e la giornata lavorativa non oltre le 8-9 euro, senza eccezioni, Ora. questo in linea teorica non servirebbe a niente l'ondata migratoria, capito? Immediatamente si arresta. Adesso non c'è più perché Salvini su questo ha fatto un buon lavoro, però
Global Compact for Migration, che diciamo, questo è l'obiettivo, ma poi dal punto di vista giuridico è pericolosissimo, perché l'Italia si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, dice il nostro articolo 10 della Costituzione. Per cui una cosa del genere, un trattato del genere, comporterebbe che nel momento in cui gli immigrati arrivano in Grecia o arrivano in Spagna o arrivano lì extra UE, nei paesi extra UE, non è escluso che questi, proprio perché l'Italia si conforma alle norme di diritti internazionali generalmente riconosciuti, possono essere mandati in Italia, in Spagna, in Francia, tranquillamente, senza la possibilità di quelle leve di resistenza interna tali da poter impedire l'arrivo di queste persone, come ad esempio adesso ad agosto Salvini ha bloccato lo sbarco degli immigrati con le navi ONG. L'abbiamo potuto fare perché abbiamo conservato la nostra sovranità sulle frontiere, ma col Global Compact for Migration noi ci adegueremo, ci conformeremo alle, appunto, alle norme internazionali generalmente riconosciute, come dice l'articolo 10, in questo caso trattato denominato Global Compact per migranti. A quel punto perderemo la sovranità di poter stabilire quante persone o meno arrivano da noi, perché saremmo in un sistema globale dove ci faremmo investire da decisioni altrui. Questo è il pericolo più grande. Invece, per quanto riguarda il Global, è chiaro che non è che funzioni, non è automatico quello che ho detto, poi bisogna vedere cosa dice la nostra Corte Costituzionale su questo, non è così, poi insomma, questa è in linea generale, poi bisogna vedere la Corte cosa dice, non è che funziona esattamente così, o comunque non funziona così nel breve tempo. Ed ogni buon conto le Corti Costituzionali quasi sempre mettono un residuo di sovranità agli Stati per evitare, insomma, che vengano invasi. Detto questo, il Global Compact per i rifugiati invece, benché funzioni allo stesso modo dal punto di vista giuridico, ma si parla di un numero di persone nettamente inferiore, perché è legato a quello che dicevo prima, quindi le richieste di asilo politico dovute alla mancanza, alla non attuazione dei diritti fondamentali e dei diritti umani nei paesi di provenienza. Per cui sono due cose completamente diverse. L'Italia ha aderito al Global Compact per rifugiati con la firma dell'altro giorno, invece non aderisce al Global Compact for Migration, cioè oggi è stata approvata una risoluzione della maggioranza con la quale è stata rinviata la decisione sine die, cioè non decidono più praticamente, nel senso che da quando rimarrà questo governo il Global Compact non verrà sottoscritto. Poi se cambia governo e arriva Cottarelli della situazione, il Mario Monti della situazione o il PD della situazione, te lo firmano dopo 10 minuti. Ok, prima di passare all'ultimo, al prossimo argomento, una piccola curiosità. Soros, visto che abbiamo parlato di ONG fino a 2 minuti fa, è stato nominato persona dell'anno per il Financial Times. E chi è arrivato secondo, allora? Ma guarda, la merda si autonomina, nel senso che in questo caso, insomma, c'è stata una nomina, come posso dire, come il rapinatore che nomina il miglior rapinatore il suo amico, insomma, cioè, stiamo parlando comunque di merdaglia, quindi preferisco non commentare. Merdaglia mi piace, allora dai, andiamo avanti. Ok, sei stato recentemente ospite su una televisione lombarda e questo è il tuo riassunto, diciamo, ieri sera in tv, riferito quindi al 14 dicembre. Venerdì 15. Ah, ok. Ho spiegato che l'Unione Europea è come la mantide religiosa: col partner prima ci fa l'amore e poi lo ammazza. Per questo ho indirizzato a Salvini un suggerimento: se la Commissione Europea non accettasse neppure il 2,04%, si approvi la legge di bilancio che prevede il 2,4% e accada quel che accada. L'inno nazionale su questo è esplicito: dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Cedere a Bruxelles
significa mettere la testa non nell'elmo degli scipioni, ma sul ceppo del boia. Il problema, dunque, non è il 2,4 o il 2,04, che in questa fase sono solo previsioni. Chiuderemo infatti il 2019 con un rapporto deficit-PIL sopra il 3%. Ma il rapporto con l'Unione Europea? Siamo stati troppo accondiscendenti. I burocrati di Bruxelles cercheranno di sfinirci. Per questo occorre non cedere più nemmeno di un millimetro. A te, Giuseppe. Esattamente quello che poi è successo, perché è stato confermato il 2,04, che era quella che poi la proposta italiana è risolutiva. Io quando ho scritto questo post, l'ho scritto subito dopo aver partecipato ad una trasmissione televisiva qui in Lombardia, e avevo consigliato alle forze di governo di non cedere di un solo millimetro sul 2,04, perché già avevamo ceduto dal 2,4 al 2,04, cioè quasi 0,4%, quindi non bisognava andare oltre, perché altrimenti non si sarebbe potuto poi realizzare, non si sarebbero poi potute realizzare quelle misure minime in favore del popolo che sono previste nella manovra, seppur in una fase iniziale. E poi esattamente quello che è successo, perché poi ieri sera, oggi ha riferito il Presidente del Consiglio del Senato, ha detto esattamente che è stata accolta la proposta italiana del 2,04, dove noi abbiamo rimodulato un attimino le voci di spesa, facendo iniziare la quota 100 da marzo e non più da febbraio, facendo iniziare il reddito di cittadinanza, se non erro, da aprile e non più da marzo, o insomma, o giù di lì, insomma, 15 giorni avanti o dietro non cambiano niente. Poi ci sono, per le dismissioni è previsto, anziché gli iniziali 18 miliardi è previsto qualcosa in più, anche se su questo voglio fare chiarezza: le dismissioni non sono le privatizzazioni selvagge fatte da Prodi, le dismissioni sono le vendite di una parte del patrimonio immobiliare della nazione, che riguardano le caserme, riguardano gli uffici dismessi, riguardano gli immobili dismessi, non riguarda la vendita della fontana di Trevi o del quadro di valore, come qualcuno tenta di far credere, insomma, al di là della battuta, ma non riguarda il patrimonio artistico, ci mancherebbe altro, mi sarei scatenato su questo, ma riguarda patrimonio, una parte del patrimonio immobiliare che è completamente dismesso, capito? Quindi, ma al di là di questo, queste sono solo previsioni. Nel 2012 o nel 2011, sì, dicembre 2011, non è vero, Mario Monti, o dicembre 2012, adesso non ricordo bene, Mario Monti fece una previsione sul rapporto deficit-PIL per l'anno successivo dell'1,6, se non ricordo male. Beh, fece il 3. Enrico Letta fece lo stesso, una previsione intorno all'1,6, mi sembra, una cosa del genere. Poi fece il 2,9. Quindi, secondo me, una previsione sul 2,04 con una crescita prevista intorno all'1,5%. A mio modesto parere, l'anno prossimo, nel 2020, quando avremo i dati del rapporto deficit-PIL del 2019, ci avvicineremo molto al 3%, se non addirittura lo supereremo di poco. Questo non è affatto una iattura, anzi è una cosa, a mio modo di vedere, molto positiva, perché significherebbe aver messo nell'economia più soldi rispetto a quelli che vengono drenati, e quindi più deficit si fa, più ricchezza significa per la collettività. Poi questo dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista dei contenuti, quota 100 si farà, seppur con un mese di ritardo. Il reddito di cittadinanza, con il quale io non sono d'accordo, ma fa parte del contratto di governo, si farà con un mese di ritardo. La flat tax al 15% per redditi fino a 65.000 euro si farà. Il regime semplificato, che evita di pagare l'IVA, il regime forfettario, chiamiamolo così, che non consente alla partita IVA di non pagare appunto l'IVA, fino a quest'anno era fino a redditi di 30.000 euro annui, il governo lo porta a redditi annui fino a 65.000. Quindi chi guadagna, o meglio chi fattura
chi fatturerà dal 1 gennaio in avanti fino a 65.000 euro non pagherà l'IVA, ma pagherà una flat tax del 15% sul 78% del reddito. Quindi certamente sono misure importanti. Questo dal punto di vista, diciamo così, questo è il mio giudizio positivo sulla manovra. Poi ci sono cose che secondo me andrebbero corrette, come ad esempio l'obbligo di fatturazione elettronica per i regimi IVA ordinari, perché mentre per quelli minimi e forfettari non c'è, così come per esempio alla Camera la manovra è stata approvata prevedendo che chi ha quote societarie in SRL, anche l'1%, faccio un esempio, e poi ha una partita IVA in regime forfettario, è obbligato ad uscire dal regime forfettario e ad entrare nel regime ordinario per il solo fatto di avere l'1%, ad esempio, nelle SRL. Questa è una sciocchezza che va debellata. Mi auguro che il governo, nel maxi emendamento che molto probabilmente farà, sul quale poi io penso metterà la fiducia, perché ormai i giorni sono veramente pochi, io spero che faccia sua questa misura in modo tale da che sostituisca questa misura, nel senso che anche chi ha quote in SRL possa poi con la sua partita IVA aderire al regime forfettario, perché quindi fare esattamente come accadeva l'anno scorso, seppur no, alzando l'asticella fino a 65.000 euro. Quindi questa cosa che è uscita dalla Camera, secondo me, che impedisce l'una o l'altra cosa, secondo me va corretta, va riportata come era prima. Io mi auguro che da gennaio il governo metta mani alla fattura elettronica obbligatoria e la faccia diventare facoltativa, perché è veramente una vergogna. Benché i regimi dei minimi e i regimi forfettari non abbiano l'obbligo della fatturazione elettronica, ma tutti i regimi ordinari sì. Secondo me da gennaio il governo deve assolutamente trovare 2 miliardi e rendere quell'obbligo cioè quella disposizione facoltativa e non più un obbligo, altrimenti poi si perdono voti nelle urne. Bene Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio te, e fammi sottolineare che tanti criticano questo governo, tanti sono anche quelli che lo hanno votato, insomma, anche quelli che hanno votato i partiti della maggioranza, dell'attuale maggioranza parlamentare, criticano questo governo, però io dico una cosa, è vero, ci sono delle cose che purtroppo non vanno, questo non possiamo negarlo, ma è un governo che ha tutti i media contro, tutte le visioni, giornaloni nazionali, tutti contro, tutto l'establishment contro, poteri forti contro, hanno tentato di farlo cadere prima dell'approvazione della legge di bilancio, non ci sono riusciti. Hanno tentato di farlo cadere con lo spread, non ci sono riusciti. Hanno tentato di umiliarlo dinanzi alla Commissione Europea, cercando di portarlo allo 0,8 del rapporto deficit, come visto Gentiloni, non ci sono riusciti. Il Global Compact for Migration non è stato firmato. La flat tax, una prima fase, sarà fatta. Il regime forfettario, che praticamente evita studi di settore, redditometro, spesometro e fattura elettronica, verrà applicato anche questo, la flat tax verrà innalzato fino a 65.000 euro ed è veramente importante. Quota 100 sarà fatta. Il reddito di cittadinanza, ripeto, io non sono d'accordo, ma il reddito di cittadinanza fa parte del contratto di governo e sarà fatto. È stato approvato un ordine del giorno che pone la Costituzione, che impegna il governo nell'attuazione delle norme europee, di prevalere, insomma, di mettere avanti la preminenza della Costituzione rispetto alla normativa europea che dovesse entrare all'interno dell'ordinamento nazionale. Qualcosa è stato fatto. E qualcosa di positivo è stato fatto, alcune cose sono state sbagliate, si possono migliorare, mi auguro che si migliorino, ci mancherebbe altro, perché altrimenti non sarebbe una cosa positiva, il fatto che la fattura elettronica, ad esempio, entri al regime interamente per tutto l'anno prossimo. Ma qualcosa di buono è stato fatto, questo va riconosciuto, e vorrei ricordare a tutti coloro che ci ascoltano che l'alternativa a questo governo, sai chi era? Cottarelli. Sarebbe stato Cottarelli. Beh,
Cottarelli il 2% non l'avrebbe fatto, non l'avrebbe concordato. Probabilmente non avrebbe neppure concordato lo 0,8, avrebbe fatto l'1,2, quindi con un avanzo primario quasi del 4%. La fattura elettronica l'avrebbe messa anche per il regime dei minimi e forfettari, flat tax figurati, forfettario non sarebbe arrivato a 65.000 euro, sarebbe stato come quest'anno 30.000, quota 100 manco per il binocolo sarebbe rimasta la legge Fornero, il reddito di cittadinanza non ne parliamo, insomma tante di quelle, il Global Compact sarebbe stato firmato, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, insomma. Vi ricordo di seguirmi sul canale Telegram, di seguirmi su Facebook, su Twitter e, se potete, di farmi una donazione tramite PayPal o Patreon. Un saluto a tutti!